Yes. Benvenuto Gian Piero, Presidente di Commissione Ambiente, la quarta commissione. Ti abbiamo citato anche quando non c'eri, annunciando che saresti arrivato da lì a breve. Anche per te, insomma, lo stato dell'arte, le battaglie che state portando avanti da un punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto da un punto di vista politico, perché poi dovete andare, come dire, in commissione spesso con l'elmetto. Buonasera, scusate il ritardo, vengo da Palermo. Io cercherò di fare un intervento breve e spero non noioso, cercando di dare qualche contributo sotto il profilo economico, sebbene non sia un economista, però visto che il tema è i fondi europei, cercherò di tracciare una linea sulle azioni in materia di tutela dell'ambiente e quelli che sono i fondi sia europei che nazionali che sono stati utilizzati e molto spesso distratti in Sicilia. E parallelamente chiaramente andrò ad analizzare quelle che sono le azioni che ha fatto il Movimento 5 Stelle e la Commissione Ambiente, chiaramente, che rappresento, quindi cercherò di fare sia la parte del Presidente della Commissione e che quella dell'attivista del Movimento. E purtroppo il mio intervento sarà molto pesante sotto il profilo delle azioni che sono state fatte nel passato. E quindi io mi limiterò a fare un'analisi di quello che è stato condotto in questi ultimi anni, partendo da uno dei profili più delicati della mia commissione, che sono le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per le quali la Commissione, l'Unione Europea prima e il bilancio nazionale hanno stanziato miliardi di euro successivamente, sulle quali poi il Movimento 5 Stelle ha fatto un'azione che è sfociata in un esposto della Corte dei Conti. Io mi limito in questa prima parte dell'intervento a fare una numerazione di somme di denaro che sono state fornite agli uffici che si sono via via assecondati nella gestione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e quelle che sono state le analisi sviluppate insieme alla Corte dei Conti e anche alla magistratura penale. E molte di queste azioni, che poi sono state condotte anche dal Movimento 5 Stelle, in realtà hanno visto un'attività della magistratura penale sotto il profilo appunto di alcuni reati in materia di pubblica amministrazione. Noi abbiamo presentato qualche tempo fa un esposto alla Corte dei Conti all'interno della quale contestavamo una serie di somme proprio per l'utilizzo dei fondi, legati appunto al recupero ambientale di queste aree. Tra questi fondi abbiamo trovato tra le varie voci alcune che chiaramente sono state contestate non soltanto da noi ma poi anche dalla magistratura contabile, alcune delle quali per esempio utilizzate per la creazione di siti internet della spesa di 1 milione di euro poi mai realizzati. Ce n'è uno per esempio, questo lo cito perché è davvero interessante, 968 mila euro, quindi praticamente 1 milione di euro, una somma davvero esosa per la realizzazione di un sito internet che è stato mai realizzato. Questo è stato oggetto di un'indagine della Corte dei Conti, grazie a un'azione del Movimento 5 Stelle, e parallelamente, insieme a questa azione, è stata avviata un'altra, di una somma molto più cospicua, perdonate, non devo trovare che è una cosa facile, sono 20 pagine di, ecco, 3.650.000 euro, che dovevano essere destinati per la realizzazione di bonifiche a Siracusa, invece sono state realizzate per attività di formazione ed eventi, nei vari atenei in giro per la Sicilia. Ecco, queste due azioni che poi mi confondono. Devo tornare a essere serio, spiego, quindi queste somme chiaramente sono oggetto di contestazione, non proiettate lì. Queste somme sono state oggetto di contestazione da parte del Movimento 5 Stelle e la cosa positiva è che recentemente abbiamo appreso che l'ARTA, l'assessore del territorio e ambiente, ha bloccato alcuni pagamenti proprio dopo il nostro esposto, quindi devo dire che qualcosa si muove. E questo per quanto riguarda una delle singole azioni che abbiamo condotto sotto il profilo delle aree dell'alto rischio di crisi ambientale. Le azioni che abbiamo condotto sotto il profilo delle indagini, chiaramente, quindi non allargherò la mia indagine a quello che è l'attività legislativa.
L'indagine Vishal è stata condotta anche sotto il profilo della vecchia programmazione europea, i fondi FESR 2007-2013, e qui diciamo si aprono dei profili piuttosto interessanti, perché andando ad analizzare gli assi prioritari, soprattutto quelli che riguardano la mia commissione, abbiamo potuto verificare come il mancato utilizzo di questi fondi poi ha ridotto progressivamente il successivo stanziamento per la dotazione 2014-2020, ma contestualmente ha aperto diverse procedure di infrazione. Vi dico soltanto alcuni indici che sono abbastanza esplicativi di quello che è la situazione oggigiorno. Ad esempio, uno stanziamento per l'incentivo, il sostegno della raccolta differenziata, pari a 54 milioni di euro, di questo stanziamento è stato utilizzato soltanto il 10%. 54 milioni di euro? Sì. Solo il 10% con 5 milioni. Sì. Ma ancora più interessanti sono i meccanismi attraverso i quali la Commissione europea poi verifica il corretto utilizzo di questi fondi, perché la Commissione europea fa delle tabelle all'interno delle quali si stabiliscono gli stanziamenti e gli indici di utilizzo e parallelamente gli obiettivi raggiunti. Sotto il profilo dei rifiuti, ad esempio, la Commissione europea fornisce uno studio interessante all'interno del quale si inseriscono quelli che sono i trend, gli obiettivi all'interno dei quali per esempio noi diminuiamo la raccolta indifferenziata, quindi la quantità di abbancamenti in discarica. E allora il baseline, cioè il punto di inizio al 2005 per la gestione complessiva dei rifiuti era 473.000 tonnellate di rifiuti, al 2012 questa quantità era praticamente invariata, cioè 463,3, nonostante quello stanziamento lo dicevamo all'inizio. La stessa identica cosa si può fare parallelamente per le bonifiche. Le bonifiche, ad esempio, il target di bonifiche da compiere alla fine della programmazione a 215 ne sono state fatte soltanto 73. Questo per farvi capire che in realtà le dotazioni economiche che arrivano in Sicilia sono... Ridete perché c'è ancora il... Le dotazioni economiche chiaramente che arrivano in Sicilia, quindi molto spesso mi fanno capire che arrivano stanziamenti e finanziamenti, però vengono utilizzati male o spesso non utilizzati. Questo stesso discorso si può fare anche per quanto riguarda il profilo urbanistico, perché sotto il profilo urbanistico entrano in gioco, ad esempio, e questo è l'asse 3, no, l'asse 6. Aspettate, ecco sì, l'asse 6. Qui entrano in gioco i PISU e i PIST, che sono i piani integrati di sviluppo urbano, e che in questo caso la situazione è ancora più impietosa, perché ad esempio per la realizzazione di interventi di rinnovamento urbano e insediamenti di poli di sviluppo di 79 milioni sono stati utilizzati l'1,26%. Ancora peggio sulla rete di servizi di prevenzione e attività per orientare la situazione di maggiore disagio delle aree urbane di 58 milioni di euro è stato utilizzato soltanto lo 0,51%. Questo chiaramente che cosa comporta? Da un lato comporta chiaramente un disagio per chi subisce questo tipo di inadempimento da parte della pubblica amministrazione, ma dall'altro comporta parallelamente un'altra cosa che è molto più grave, cioè il fatto che la Commissione europea e gli organi della Commissione europea chiaramente verificano l'utilizzo di questi stanziamenti e dicono che la Sicilia non ha bisogno perché non li ha utilizzati e quindi li riduco progressivamente. Questa è una conseguenza che è più che giuridica logica: se io non utilizzo quei soldi non c'è motivo che gliene dia degli altri. Per questo motivo noi progressivamente subiamo questo tipo di deficit finanziario. Perché poi la Commissione è difficile. Sì, ma la cosa interessante è che gli stessi documenti che fornisce la Regione quando va a fare le analisi dell'utilizzo, loro stessi chiariscono come i meccanismi che rallentano questo sistema, cioè le motivazioni per le quali si ha questo tipo di rallentamento, non soltanto sono legate alle infiltrazioni della criminalità organizzata che loro denunciano chiaramente, ma anche alle inadempienze dei tecnici che lavorano presso gli assessorati. E un'altra cosa interessante che diciamo che costituisce una sorta di linea di continuità con il passato è lo spoil system. L'assessorato molto spesso denuncia come lo spoil system, sebbene comunque sia un aspetto strutturale della politica, che è chiaro che io mi porto il mio dirigente, lo spoil system è fondamentalmente uno strumento in forza del quale io, che divento presidente della regione, porto i miei dirigenti, che possono essere dei tecnici di fiducia o